Allora, non credo che sia un film sulla giovinezza perduta. Il film. Scusa, ti rubo perché sono domande che ti sono fatte No, no, precisamente. no, no. Il film è tratto da romanzo di Schwitzer, che è il romanzo più crudele sulla vecchiaia, crudele nel senso che viviseziona l'argomento. Cioè, come da un macellaio che ci taglia un quarto di due e lo fa, no? Quindi è proprio crudele, cioè mostra quello che è. Quindi non è sulla giovinezza perduta. Credo che l'aspetto su cui insiste molto Schwitzer, e anche il film di Marco, di Gabriele, è proprio il decadimento, no, d'amore, è proprio il decadimento fisico. E Fabrizio lo racconta straordinariamente in una scena allo specchio, ma ancora più straordinariamente, generosamente, nel duello in cui si affrontano nudi, non direi due personaggi, ma proprio la vecchiaia e la gioventù. Quindi questo è. Per quanto riguarda, io sono ancora uno spettatore felice, nel senso che non ho quella civetteria di dire che non paga il teatro, non paga i cinema, cioè io godo ancora. E sono grato a un attore, a un regista che mi regala un grande film, un grande spettacolo. Penso che se c'è una cosa che non manca al cinema italiano è una generazione nuova, che segue la nostra, Fabrizio, in realtà di me, per ragioni solo di età, di attori straordinari che hanno già il loro orizzonte internazionale, i festival a cui partecipano, lo dimostra che io ammiro moltissimo, quindi francamente questo problema non ce l'ho. Non mi ricordo peraltro se l'hai visto, ma non voglio Ma rubare se messo in spazio. gioco delle tue paure Questo lascerei rispondere al regista. Mi piace molto l'idea che abbiamo messo in campo su un argomento così drammatico, anche, volendo tanta autoironia, prendendoci un po' in giro, facendo di questo personaggio, un Panesio, molte frivolezze e che molto spesso lo mette in situazioni in cui invece senza autoindulgenza, no, senza indulgenza, Gabriele lo ha reso molto simpatico. Una delle cose che mi ha colpito scrivendo anche proprio la sceneggiatura era che in realtà il personaggio di Casanova destinato a fallire nel suo tentativo di ripetere sempre se stesso, cioè è legato, è rimasto legato a un modello che lui si sforza, come quello che diceva prima Fabrizio, si sforza in tutti i modi di replicare completamente, quindi è destinato a fallire. Mentre invece Tony, che forse il personaggio di Tony, che forse non so se è mai stato giovane come Casanova, chissà, non lo credo, cioè, se Leo Bernardi sarà stato sicuro che è lui. È un sentitore anche lui, ma ha uno status sociale, artistico di un certo tipo, ma alla fine apre una piccola porta sul futuro, grazie a un imprevisto della vita e grazie soprattutto a una donna che di imprevisti sono esperto. Raccontare senza senza preoccupazione, cerca di vizi, cerca di tic, cerca di manie, capricci, vanità legate al nostro mestiere è un aspetto cioè, divertito. Poi riconoscersi è molto più affascinante per un attore, naturalmente, quando hai la possibilità di prestare qualcosa di te stesso al personaggio, però molto spesso invece succede il contrario, il personaggio è talmente straordinario che è lui a prestarti qualcosa e ad arricchirti. Quindi io credo che l'equilibrio che
c'è questa relazione di energie che va dal personaggio all'attore e dall'attore al personaggio, così che si crea una terza cosa che sta lì o sul palcoscenico o il resto del programma. Questo è il primo film in cui parlo un pochino di me, non è un film biografico, non è un film autobiografico, ma è il primo in cui metto un po' di paure, ansie, dubbi, domande che sono venute fuori in questi anni. Una di queste è questa casa che 3 anni fa ho comprato ed è una casa domotica, ci ho messo 2 mesi a capire come si accende la luce e io ho sostituito l'iPad con i miei vecchi interruttori che sono fantastici. Ma sono sempre stato affascinato dal concetto di tecnologia che prende il potere. Nirvana, va bene, ma tutta la fantascienza americana indipendente degli anni 70, Philip Dick in avanti parla di questo, è un po' l'altro diciamo tecnologico e moderno di uno dei temi che mi affascina di più. Esiste la realtà o esiste la finzione? La vita è sogno? Che cos'è? Siamo parte della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, dice Shakespeare. Ecco, diciamo che l'idea che se diamo troppo spazio alla tecnologia prima o poi ci sostituirà mi terrorizza e ho voluto in qualche modo parlare di questo, che addirittura una casa possa sentire la malinconia del suo proprietario è curioso, ma non è possibile. C'è una cosa che non succederà mai. Hanno provato a fare all'intelligenza artificiale proporre delle opere d'arte, sono venute fuori delle schifezze, ma veramente delle schifezze. Magari anche praticamente realizzate bene, ma dal punto di vista artistico, quando gli hanno detto rifai la Gioconda, e gli hanno detto Madonna con un sorriso enigmatico, con dietro il paesaggio toscano, una roba orrenda. Perché? Perché chi ci lavora lo sa, il computer, la tecnologia è fondamentale, ci vuole dietro un uomo che si muova, però, perché l'anima è l'anima e le emozioni non sono mai, non appartengono mai.